Buonasera a tutti, buonasera a questa nuova diretta, al nostro appuntamento settimanale sulla storia della Chiesa. Vi ricordo sempre, come sempre, gli appuntamenti, intanto che aspetto le connessioni, e vi ricordo allora alle 19 del venerdì. La riunione di preghiera e alle 20 c'è uno studio biblico e poi alle 18 della domenica c'è il culto, quindi mi raccomando, segnatelo e vi aspettiamo. Tanto vedo che qualcuno si sta collegando. Ciao a tutti, benvenuti. Stasera parleremo di un argomento un po' tosto, sicuramente è un po' tosto anche per me, quindi cercherò più che altro di renderlo leggero perché non voglio fare la lezione di storia perché diventerebbe noioso per tutti, anche per me. Quindi chi è che desidera partecipare? Sì, un attimo soltanto, scusate. Sì. Ok, scusate perché mi sono arrivate delle notifiche di approvazione. Bene, allora, questa sera parleremo dei concili. I concili. Abbiamo visto durante i precedenti incontri che la Chiesa ha cominciato ad avere alcuni esponenti che formulavano delle interpretazioni e delle teorie, molto personalizzate sulla dottrina predicata da Gesù e si rese, necessario, uniformare, formalizzare, se vogliamo dire, la dottrina cristiana da quelli che erano i padri della Chiesa. E come è stato fatto? Si sono indetti dei concili. Concilio, la parola concilio significa adunanza, quindi assemblea. Era una riunione dei maggiori esponenti della Chiesa di quel tempo, dei vescovi di quel periodo, che fecero diversi concili appunto per definire bene quali dovevano essere i canoni della cristianità, quale dovesse essere il vero credo. E nell'ambito di uno di questi è stato anche approvato il canone neotestamentario, quindi il Nuovo Testamento. Tra il IV e il IX secolo dopo Cristo, sono stati indetti ben sette concili. Partiamo subito dal primo. Il primo concilio fu io ovviamente cerco di andare molto speditamente perché diventerebbe un po' lunga la cosa. Grazie del cuore. Io guardo anche i commenti, quindi vi seguo, ecco. Il primo concilio fu il concilio di Nicea nel 325. Il concilio di Nicea fu indetto dai padri della Chiesa per smentire le idee di un certo Ario. Quindi si parla che sempre di uomini comunque di chiesa che facevano, erano dei vescovi che davano le loro proprie interpretazioni della dottrina cristiana. Secondo questo Ario,
Gesù non era di natura divina, quindi non era Dio, ma la sua divinità era data dal fatto che per tutta la sua vita lui era riuscito ad ubbidire al padre e alla legge. Quindi non credeva nella divinità, cioè nella provenienza divina di Gesù, ma Gesù era diventato divino sulla terra perché era riuscito a ubbidire perfettamente a Dio. E per questo era diventato, diciamo, il figlio di Dio. Questa fu la dottrina che venne smentita durante il concilio di Nicea, perché comunque si parla di dottrine, di teorie che si erano molto diffuse, quindi fu proprio creato un movimento, l'arianesimo, tutti i seguaci di Ario che seguivano questa sua dottrina. Nel 381 venne indetto il concilio di Costantinopoli. Il concilio di Costantinopoli fu indetto per smentire le idee di un certo Macedonio. Sono dei nomi improponibili, meno male che sono andati in disuso. E questo Macedonio sosteneva che lo Spirito Santo non fosse Dio. Quindi che lo Spirito Santo fosse stato creato da Dio nel momento in cui Gesù era sulla terra. Quindi non era lo Spirito Santo, non ha quelle caratteristiche di eternità, ma era un'entità che era stata creata appositamente in quel periodo. E queste furono le idee di Macedonio che furono smentite durante il concilio di Costantinopoli. E volevo appunto per come dire, smentire queste teorie e prendere un verso della Bibbia in Matteo capitolo 28 verso 19, in cui è scritto appunto il mandato, no? Battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Quindi vediamo che Gesù stesso dava l'uguale importanza al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Quindi sono tre entità dello stesso Dio. Quindi invece questo Macedonio sosteneva che lo Spirito Santo non fosse eterno, ma fosse stato creato. Nel 431 venne indetto il Concilio di Efeso. Questo è molto importante, il Concilio di Efeso, perché vennero smentite le idee di questo, sempre nominativo un po' strano, Nestorio, che sosteneva che in Gesù Cristo ci fosse la parola, ma che lui non fosse divino. Quindi era un'idea un po' contorta, sempre mista con varie filosofie. Quindi lui sosteneva che è vero, Gesù era la parola, quindi era questo uomo che aveva ricevuto questa parola, la verità di Dio, ma non era Dio. Ma questo è stato completamente smentito perché abbiamo un verso meraviglioso che voglio leggere con voi in Giovanni capitolo 1 della Bibbia, e lo leggiamo subito perché Gesù Cristo è vero che è la parola, ma non è stata la parola che si è incarnata in questo uomo qualsiasi, ma Gesù è
è stato fin dal principio la parola di Dio. Giovanni, Vangelo di Giovanni, capitolo 1, leggiamo: nel principio era la parola era presso Dio e la parola era Dio. La parola era nel principio con Dio, tutte le cose sono state fatte per mezzo di Lui e senza di Lui nessuna delle cose fatte è stata fatta. E poi più avanti dice egli la parola, la luce vera che illumina ogni uomo che viene al mondo, era nel mondo e il mondo fu fatto per mezzo di lui, ma il mondo non l'ha conosciuto. Egli è venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma tutti coloro che l'hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio a quelli che credono nel suo nome. E quindi sta parlando qui proprio di Gesù, che fin dal principio era la parola si è fatta carne. Quindi Gesù si è fatto carne e ha abitato per un tempo in questa terra. E quindi fu totalmente smentito attraverso le scritture questa teoria di Nestorio. Nel concilio di Calcedonia nel 451 fu approvato il canone neotestamentario, quindi il Nuovo Testamento. È stato indetto questo concilio e c'erano tanti libri che comunque parlavano di Gesù, ma alcuni furono esclusi dal canone perché non avevano quei requisiti di autorevolezza, di veridicità storica, di uniformità con l'Antico Testamento, quindi furono esclusi e fu approvato il Nuovo Testamento per come lo troviamo ancora oggi nelle nostre Bibbie. Quindi quando sentite parlare di Vangelo di Tommaso, Vangelo di Maddalena, Vangelo di, non so, di Giuda, non so, cioè comunque ci sono apocalissi di altri personaggi, ci sono state comunque delle persone di quel tempo che hanno approfondito, hanno studiato bene quali potevano essere i testi credibili e quali non lo fossero. Quindi in quel concilio, nel concilio di Calcedonia, nel 451, fu approvato il Nuovo Testamento. E poi andiamo al concilio di Costantinopoli, che sì, anche questo ha, come dire, smentito varie filosofie, varie dottrine strane che si erano diffuse fino ad arrivare a quello credo che sia quello più importante, il Concilio di Nicea nel 787. Il Concilio di Nicea fu proclamato in quell'anno da Costantino IV. E durante quel concilio venne approvata il culto alle statue e alle immagini. C'erano stati vari movimenti politici, scontri religiosi, soprattutto nell'impero d'Oriente, dove l'idolatria era molto forte, quindi le persone reclamavano il culto alle statue perché da sempre erano state abituate a questo, e su pressione dell'imperatore d'Oriente, Leone III, la chiesa di quel tempo, quindi i vescovi di quel tempo, approvarono tramite questo concilio, il concilio di Nicea, approvarono il culto alle statue e alle immagini, che
Ovviamente, biblicamente non è assolutamente contemplato, quindi vediamo che se da un lato questi primi vescovi, pastori, uomini di chiesa, da un lato sono riusciti comunque a conservare le scritture, dall'altro lato ci fu una commistione con la politica di quel tempo, con ovviamente le influenze dell'impero di quel tempo, tanti vescovi furono corrotti e quindi si volle cedere alla volontà dell'imperatore che su spinta del popolo che reclamava le statue, concesse perché fino ad allora non c'era stata, perché ricordiamoci che la cultura cristiana della prima chiesa è figlia della cultura ebraica. Nell'ebraismo non è assolutamente contemplato il culto agli idoli, il culto alle statue, alle immagini. Non vedrete mai un ebreo che ha un'immagine di qualcosa di sacro. E Gesù ovviamente era ebreo, i primi discepoli erano di origine ebrea e la dottrina era quella, cioè di non farsi né scultura né immagine alcuna delle cose che appartengono a Dio. Ma sulla spinta, perché l'uomo tende a voler vedere, tende a voler toccare, su questa spinta, su quest'onda di pressione da parte del popolo e dell'imperatore, fu approvato il culto alle immagini e alle statue, che ovviamente non troverete mai scritto né nell'Antico né nel Nuovo Testamento, come dire, i prelati di quel tempo, ma anche di adesso, sono ben coscienti e sanno benissimo che non è scritto da nessuna parte, anzi è condannato, ma si è voluto fare un allegato alla Bibbia con tutte queste interpretazioni, con tutti questi concili, con tutti questi dogmi che poi si susseguirono nel corso dei secoli. Quindi, come dire, abbiamo un sommario, un appendice alla Bibbia, per giustificare tante dottrine, tanti dogmi che vennero poi aggiunti. Quindi il culto alle statue, il culto alle immagini, le processioni, la processione di per sé, portare in giro una statua, quella era un'usanza tipicamente pagana, che si portava per le strade, queste figure, queste statue, quindi, che poi è stata trasbordata nella cristianità. Quindi, se non si portava più in processione la statua di Zeus, si portava in processione la statua di San Pietro. Ma l'importante è che il popolo potesse avere una statua da portare in processione. Quindi, il senso fondamentalmente era questo. E quindi vediamo che man mano nel corso dei secoli si aggiunsero tante, tante teorie, tante dottrine, tante visioni, tante filosofie che portarono la Chiesa un po' lontana da quello che era stato il messaggio di Gesù, fino ad arrivare a quello che c'è ancora oggi, che è la Chiesa romana cattolica. Quindi
Nulla da contestare al cattolicesimo, stiamo parlando ovviamente di storia e di fatti realmente accaduti, quindi bisogna fare un'analisi, come dire, oggettiva di quello che è successo e trarre le proprie conclusioni. Con questo io vi saluto. E vi do appuntamento alla prossima settimana. Se volete rivedere questo video, lo volete condividere, lo volete girare ai vostri amici, lo troverete nel nostro canale Missione Unità Cristiana su YouTube. Vi saluto e buona serata. Ciao.